Rivolgo un saluto cordiale al Ministro, al Consiglio Superiore e al suo Vicepresidente, al Consiglio Direttivo della Scuola Superiore e al suo Presidente, con gli auguri per il così importante compito loro affidato per il prossimo quadriennio. Rivolgo anche un augurio al Professor Donati, eletto Presidente della Rete Europea dei Consigli di Giustizia. Un saluto al Presidente e al Procuratore della Cassazione. In quest'anno, così difficile per la magistratura italiana, cade il 40° anniversario dell'uccisione di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato, Gaetano Costa e il trentennale dell'assassinio di Rosario Livatino. Abbiamo visto con commozione nel filmato i servizi dell'epoca, di quei giorni. Magistrati che hanno perso la vita a causa del loro impegno nel contrasto alla violenza terroristica e mafiosa. Ai familiari oggi presenti rivolgo un saluto deferente, ringraziandoli per essere venuti. La loro presenza onora e rende più significativo questo momento e questo incontro. A tutti i familiari esprimo la riconoscenza della Repubblica per il servizio esemplare che queste figure di magistrati hanno reso per la salvaguardia della nostra società e delle sue istituzioni democratiche. L'identità della nostra Repubblica è stata drammaticamente segnata dagli anni del terrorismo, per sconfiggere il quale l'ordine giudiziario ha fornito un contributo decisivo, così come a tutt'oggi accade per il contrasto alla criminalità mafiosa, duramente perseguita dall'azione decisa della magistratura e delle forze dell'ordine. Gaetano Minervini, Girolamo Minervini e Nicola Giacumbi furono uccisi perché simbolo dello Stato democratico e inclusivo, che per risolvere i conflitti segue i principi della Costituzione secondo le regole proprie dello Stato di diritto. Guido Galli e Mario Amato vennero colpiti per reagire alle inchieste giudiziarie condotte contro il terrorismo rosso e contro quello nero, con coraggiosa imparzialità e assoluta sobrietà. Gaetano Costa e Rosario Livatino furono vilmente assassinati a 10 anni di distanza l'uno dall'altro per l'impegno da loro profuso costantemente nel contrastare la criminalità mafiosa con coraggio, con determinazione, con efficacia. Onoriamo la memoria di questi valorosi magistrati che, come tanti altri, hanno dolorosamente punteggiato la nobile storia della magistratura italiana, per come hanno vissuto e come hanno interpretato la funzione loro affidata, hanno onorato il servizio alla giustizia e al Paese. Erano consapevoli dei rischi di cui erano esposti e li hanno coraggiosamente affrontati per rispetto della dignità propria e di quella del loro compito di magistrati. Hanno svolto la loro attività con coerenza e con autentico rigore, senza rincorrere consenso, ma applicando la legge, fedeli soltanto alla Costituzione. È questa l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato, a tutela della democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica. Vorrei sottolineare, con lo sguardo virtualmente rivolto ai giovani magistrati che ci seguono in streaming, che si tratta dell'unica fedeltà a cui attenersi e alla quale sentirsi vincolati. Quest'anno salutiamo l'avvio del nuovo quadriennio della Scuola Superiore qui al Quirinale, anziché a Scandicci. La scelta di questa diversa modalità, determinata dalle misure di contrasto alla diffusione del virus, consente comunque di recuperare il senso di una riflessione sui percorsi formativi che la magistratura deve necessariamente assicurare affinché i fondamentali valori dell'autonomia e dell'indipendenza trovino oggi, come nel passato, piena attuazione. La scuola superiore, particolarmente in questo momento, assume un ruolo decisivo per la formazione etica e professionale dei magistrati. Appare pertanto necessario che dedichi sessioni di studio apposite ai doveri di correttezza e di trasparenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,
affinché siano tradotti nei comportamenti a cui è tenuto ciascun magistrato, non soltanto nello svolgimento dell'attività giudiziaria, ma anche nel servizio reso negli organi di governo autonomo. Va espresso apprezzamento per l'attività che la scuola compie anche per diffondere e promuovere il dibattito sulla evoluzione giurisprudenziale, che riveste valore imprescindibile per l'ordinamento, purché essa sia il frutto di un percorso di meditata serietà, nell'approfondimento e di ponderazione nelle scelte. Adesso sono estranee estemporaneità e avventatezza. In un momento complesso come quello che la nostra società sta vivendo, avverto il dovere di sottolineare che la coerenza giurisprudenziale nella interpretazione delle norme rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, giacché dà attuazione al principio di eguaglianza consacrato nell'articolo 3 della nostra Costituzione, assicurando la parità di trattamento fra casi simili. Occorre infatti aver ben chiaro il confine che separa la interpretazione della legge dall'arbitrio e dalla ricerca della pura originalità nella creazione della regola, che determinano spesso un disorientamento pericoloso dovuto alla imprevedibilità della risposta giudiziaria. I nostri cittadini hanno diritto a poter contare sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità della sua applicazione rispetto ai loro comportamenti. Questo vale a partire naturalmente anzitutto dalle scelte del legislatore e fino all'attività di interpretazione per la giustizia civile come per quella penale, per quella amministrativa come per quella contabile. Non possono essere costruite ex post fattispecie e regole di comportamento. Va precisato a questo riguardo che la puntualità e la chiarezza delle fattispecie e della loro interpretazione, lungi dal ridurre, accrescono il rigore e l'efficacia della giustizia. Più volte nel corso del tempo è stato ricordato come l'alto livello di preparazione professionale rappresenti elemento portante su cui si regge l'indipendenza dell'ordine giudiziario. L'elevata professionalità consolida la legittimazione della magistratura e dell'attività da essa posta in essere in ogni ufficio giudiziario. Nel nostro Paese, come in ogni altro, vi è costantemente bisogno di garantire il rispetto della legalità. Anche per questo la magistratura deve necessariamente impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messo in dubbio da recenti fatti di cronaca. In amaro contrasto con l'alto livello morale delle figure che oggi ricordiamo. La documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Perugia, la cui rilevanza va valutata nelle sedi proprie previste dalla legge, sembra presentare l'immagine di una magistratura china su se stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno finalizzati all'attribuzione di incarichi. Questo fenomeno si era disvelato nel momento in cui il CSM è stato chiamato un anno addietro ad affrontare quanto già allora emerso. Quel che è apparso ulteriormente fornisce la percezione della vastità del fenomeno allora denunziato e fa intravedere un'ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della magistratura. Sono certo che queste logiche non appartengono alla magistratura nel suo insieme, che rappresenta un ordine impegnato nella quotidiana elaborazione della risposta di giustizia rispetto a una domanda che diventa sempre più pressante e complessa. Desidero sottolineare, anche in questa circostanza, che a portare allo scoperto le vicende che provocano così grave sconcerto nella pubblica opinione è stata un'azione della magistratura, che ha svolto la funzione propria senza esitazioni o remore di alcun tipo. La stragrande maggioranza dei magistrati è estranea alla modestia etica di cui si è scritto nei giorni scorsi, emersa da conversazioni pubblicate su alcuni giornali e oggetto di ampio dibattito nella pubblica opinione. E anche per questo non si può ignorare il rischio che alcuni attacchi alla magistratura nella sua interezza siano in realtà strumentalmente svolti a porre in discussione la irrinunciabile indipendenza. Indipendenza che ho, per dovere costituzionale a me affidato,
il compito di tutelare con determinazione. Non può essere però in alcun modo sottovalutato che queste vicende hanno gravemente minato il prestigio e l'autorevolezza dell'intero ordine giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono, ripeto, indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica. Anche in questa occasione va ricordato che l'indipendenza e la totale autonomia dell'ordine giudiziario sono affermati nelle norme della Costituzione, ma trovano il loro presidio nella coscienza dei nostri concittadini, e questo presidio oggi appare fortemente indebolito. Rinvigorirlo spetta soprattutto ai magistrati, a ciascuno di essi, sul piano sia dell'impegno professionale sia dei comportamenti personali. La limpidezza del modo di agire, anche nella vita associativa, e la credibilità in tutte le decisioni che riguardano il Consiglio Superiore, dalle nomine agli avanzamenti, ai provvedimenti disciplinari e prima ancora alle candidature al Consiglio, costituiscono per i cittadini un metodo di valutazione della trasparenza e della credibilità anche delle decisioni assunte dalla magistratura nel rendere giustizia. Tornano con grande forza le parole che poc'anzi il vicepresidente Ermini ha ricordato di Rosario Livatino. La limpidezza è un elemento essenziale per la vita dell'ordine giudiziario. Questo è il momento di dimostrare con coraggio di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti per perseguire autenticamente l'interesse generale ad avere una giustizia efficiente e credibile. È indispensabile porre attenzione critica sul ruolo e sulla stessa utilità delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati. Come per qualunque settore di impegno collettivo, appartiene alla normalità la varietà delle prospettive e delle posizioni sui temi dell'organizzazione della giustizia e sul valore della giurisdizione. La dialettica fra posizioni diverse, il cui valore è indiscutibile come espressione di pluralismo culturale, rappresenta una ricchezza per le nostre istituzioni. Questa dialettica diventa tuttavia deleteria allorquando le differenze si traducono in contrapposizioni sganciate dai valori costituzionali di riferimento, poiché fanno perdere di vista l'interesse comune ad avere una giurisdizione qualificata e indipendente. Appare davvero necessario un rinnovamento culturale per rigenerare valori, come pure è stato scritto nei giorni scorsi. Il compito primario assegnato dalla Costituzione al CSM impone in modo categorico che si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni in vista del dovere di governare l'organizzazione della magistratura nell'interesse generale. Sono state preannunziate modifiche normative che dovranno necessariamente articolarsi lungo il tracciato delineato dalla Costituzione, e indipendenza e autonomia dell'ordine giudiziario sono principi fondamentali, ripeto, irrinunziabili per la Repubblica, e di ciò andrà tenuto conto. È necessario che il tracciato della riforma sia volto a rimuovere prassi inaccettabili, frutto di una trama di schieramenti cementati dal desiderio di occupare ruoli di particolare importanza giudiziaria e amministrativa, un intreccio di contrapposte manovre, di scambi, talvolta con palese indifferenza al merito delle questioni e alle capacità individuali. Occorre altresì recuperare la consapevolezza che fra i doveri di ciascun magistrato rientra l'attiva partecipazione al governo autonomo della magistratura in ogni sua articolazione. Tutto questo si inserisce nell'ambito della doverosa responsabilità nell'esercizio di pubbliche funzioni, nel rispetto rigoroso dei principi e delle regole della Costituzione. A questo riguardo, ad esempio, si odono talvolta esortazioni rivolte al Presidente della Repubblica perché assuma questa o quell'altra iniziativa, senza riflettere sui limiti dei poteri assegnati dalla Costituzione ai diversi organi costituzionali e senza tener conto di essi. In questo modo si incoraggia una lettura della figura delle funzioni del Presidente della Repubblica difforme da quanto previsto e indicato con chiarezza dalla Costituzione.
Il presidente eletto dal primo Parlamento repubblicano, Luigi Einaudi, ebbe a dichiarare che intendeva lasciare al suo successore, immuni da ogni incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Non intendeva cioè trasmettere una serie di compiti e di poteri inferiore a quella affidatagli dalla Costituzione. Sono stato e rimango costantemente attento a quell'aspetto e in base al medesimo criterio ho ritenuto e ritengo di avere il dovere di non pretendere di ampliare quella sfera al di fuori di quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Non esistono motivazioni contingenti che possono giustificare l'alterazione dell'attribuzione dei compiti operata dalla Costituzione. Qualunque arbitrio compiuto in nome di presunte buone ragioni aprirebbe la strada ad altri arbitri per cattive ragioni. Vorrei ribadire che la dialettica proficua tra i poteri si esprime in confronto necessariamente collaborativo. Gli ambiti rispettivi di spettanza non sono recinti da contrapporre gli uni agli altri e di cui cercare di erodere i confini sottraendo spazi di competenza a chi ne ha titolo in base alla Costituzione. Si tratta di un principio basilare nel sistema costituzionale, insito nelle regole fondamentali della democrazia. Non vi è spirito di corpo né desiderio di affermare il ruolo e l'influenza del potere che si impersona o di cui si fa parte che possa giustificare queste distorsioni. Questo vale costantemente per tutti e per ciascuno. Ci troviamo in una fase in cui l'Italia è chiamata a un impegno corale di ripresa. Dopo la drammatica emergenza della pandemia, tuttora presente, e le sue conseguenze di salute, economiche e sociali. All'intera società è richiesto il rispetto di un'etica civile che chiama tutti la responsabilità, ogni cittadino, ogni istituzione, ogni settore sociale. A tutti e a ciascuno è richiesto il coraggio di abbandonare atteggiamenti fondati su prospettive limitate, di corto respiro, che distorcendo la vita delle istituzioni rischiano di delegittimarle. È un dovere istituzionale che grava su ciascuno e che non può essere eluso.